Da pesaculone quale sono? Ho sempre cercato metodi alternativi e veloci per cercare di semplificare il più possibile il mio lavoro, dall'utilizzare il 3D per gli sfondi a prendere vere e proprie foto per estrapolarne gli outline tramite i filtri di Clip Studio Paint ed utilizzarli sempre come sfondi. Sì, odio fare gli sfondi. Ma se vi dicessi che probabilmente c'è anche un metodo per colorare i vostri disegni senza che voi facciate nulla, ma lasciando tutto il peso ad un algoritmo, vi mostro cosa ho trovato. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di partire, due piccole cose. Sì, sono come le scale di una scuola di magia per giovani maghi. Mi piace cambiare. E più dicevo questa battuta nella mia testa, più sembrava una cagata, ma detta ad alta voce devo dire che è ancora peggio. Ma per questo video non mi andava di sistemare le macchine, quindi quella che vedete ora qui è praticamente la mia postazione da Twitch. Che vi ricordo esserci il mio canale in descrizione, faccio live dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, non perdetevele perché ci sono cose interessanti come vedremo in questo video. Ma prima la seconda cosa, ovvero che Richard HTT già ha fatto un video del genere su questo argomento qui e ve lo lascio qui sotto in descrizione nel caso il suo ovviamente è fatto molto meglio del mio, però prima di fiondarvi a guardarlo, spero che guarderete prima questo e poi potete andare da lui tranquillamente e salutarlo da parte mia. Ma di cosa andremo a parlare precisamente in questo video? Beh, alcuni di voi già avranno capito, ma per tutti quelli che non sanno di cosa io stia parlando, vi dico che c'è un sito che si chiama PaintShainer o qualcosa del genere, anche se ora dovrebbe aver cambiato nome e dovrebbe chiamarsi Petalica Paint, comunque lo trovate qui sotto in descrizione, che vi permette, se gli date in pasto uno dei vostri disegni, degli outline in bianco e nero, di colorarli tramite il suo algoritmo. Ma senza che ne stiamo qui troppo a parlare, come mio solito, e quindi fare delle introduzioni lunghissime, direi di passare subito all'azione. Prima di procedere, però, avevo bisogno di un disegno, e quindi, come al solito, ho chiesto il vostro aiuto su Twitch. Con che tema? Non lo so, parto da zero con voi, quindi dovete dirmi voi cosa dobbiamo disegnare. Uomo o donna? Ma là, se mi fai una bella pool di uomo o donna, votate, trovate la votazione in cima alla chat se volete votare. Ok, ha vinto donna, per ora è uscito donna, ora vediamo il prossimo. L'età di questa donna, disse Mala. Bambina, bambina me l'ero scordato, adolescente, ventenne, mamme o gran... È diventata la selezione del genere di YouPorn. È diventata... Comunque mi dissocio ovviamente da tutto ciò. Cioè, uno non può arrivare a 30 anni senza essere mamma. Che è sta cosa? Non mi faceva mettere mille. Dai, mi dissocio. Qua è passata già mezz'ora e non abbiamo fatto niente. Intanto ha vinto ventenne. Una donna ventenne. Fai fantasy. Cyberpunk. Giorni nostri o odierno, scrivilo come vuoi. Gotico. Orientale. Orientale mi piace. Ha vinto orientale, quindi segniamo orientale. Io direi ninja, samurai o Genshin. Li fonderemo con un demone, li fonderemo tutti con un demone. Quindi sarà una samurai demone, una ninja demone. La fonderemo in qualche modo con un demone. Queste tre, basta. Vai, Mala. Io potrei, si potrebbe solo anche fondere cose, tipo una Genshin ninja, già è probabile. Però far capire una Genshin ninja demone, cioè un casino incredibile, no? I ninja uccidono da dietro, va contro la politica dei samurai. Verrà deriso da tutta YouTube Italia. Segna samurai, è vero. Vince il samurai. Samurai, continua a sputare. Ogni volta che bevo tè sputo come un lama. Cosa sta facendo questa samurai? Pronta per Harakiri. Posa generica di combattimento. Posa tira fendenti. Posa di guardia. Posa sconfitta con problemi. Se scrivi una sconfitta con problemi, nessuno la vota. Tu fai le preferenze, fai, non è giusto. Pronta per l'Arachiri. Minchia. Ok, dai, possiamo procedere. Questo è il risultato che ne è cicciato fuori. Una samurai intenta a fare un harakiri sperando di esorcizzare il demone che sta cercando di possederla. E non credo di aver utilizzato il termine possedere a caso. Ma senza ulteriori indugi, vediamo se l'algoritmo riuscirà a riconoscere questo po' di forme e a colorarle nella maniera corretta. Ok, questo è il sito, ovvero Petalica Paint. Proviamo a caricare.
la nostra immagine e facciamo upload sketch image. Per prima cosa vedrò se riconosce un PNG, che non è del tutto scontato. Ok, l'ha riconosciuto, un buon risultato direi per cominciare. Come vedete qui il sito ha già colorato il nostro disegno e vedo cose che mi piacciono tantissimo. Ci mette a disposizione però tre tipi di colorazione. Tampopo, questa colorazione qui che non capisco cosa dovrebbe essere. Poi ci mette a disposizione Satsuki, ovvero questa colorazione qui che va bene, va bene. Ed infine Kanna. Non ho bisogno di battute per questo, vero? Ma prima di fare ciò, questo sito ci permette anche di modificare leggermente i risultati ottenuti. Ovvero, tramite l'ausilio di questo pennello e selezionando un colore, è possibile dire all'algoritmo come vogliamo che venga colorata una determinata zona. Se io prendo un rosa e gli diciamo che voglio che lui colori il braccio in questo modo, ci mette un po' a caricare, ma è anche giusto così. Come vedete, lui ha colorato il braccio in quel determinato modo e mi darò giusto un paio d'orette per cercare di fargli capire quante più cose possibili al sito. Vediamo cosa riusciamo a fargli tirare fuori. Ok, siamo fermi qui. Ho cercato di dare al sito quante più informazioni potevo per quanto riguarda il colore. Mi ritengo molto soddisfatto. Vediamo un po' cosa il sito è riuscito a tirare fuori dalle informazioni che gli ho dato. Io ancora non ho visto perché ho il disegno a tutto schermo, quindi ora scorrendo in basso andremo a vedere il risultato e a vedere se possiamo utilizzarlo. I colori sono un po' scuretti, però ci si può lavorare. Non ha rispettato alcune zone che gli ho dato, alcuni outline li ha superati abbondantemente. Passiamo su Clip Studio Paint per vedere un po' cosa riusciamo a cicciare fuori con questo tipo di colorazione qui. Devo dire che le difficoltà sono state molteplici, a partire dal fatto che il sito mi ha permesso di scaricare l'immagine semplicemente a 72 dpi, a differenza dei 1200 a cui lavoro di solito, quindi ho dovuto ridimensionare l'immagine, ma questo mi ha portato a vedere i pixel grandi quanto la mia faccia, che ho dovuto smussare grazie al pennello, piccando e colorando ripetutamente, un po' come si fa col digital painting. Ma devo dire che il risultato finale non è proprio malaccio, infatti non mi dispiace per nulla. A differenza del mio stile originale, magari posso dire che questo stile si presenta in maniera un po' più approssimativa, ma devo dire che il risultato finale può essere accettabile. Non lo userei mai per lavoro, assolutamente no, ma per divertirci un pelino insieme così, non è stato per nulla male come esperimento. Ed ecco il risultato finito. Se decidete anche voi di utilizzare questo sito e di postare il vostro disegno su Instagram, ricordatevi di taggarmi in modo che possa ripostarvi a mia volta nelle mie stories, perché sono davvero curioso di vedere i risultati che questo sito può tirare fuori. Bene ragazzuoli, detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Vi ricordo che in descrizione ovviamente trovate il link ai miei social, ovvero Facebook ed Instagram, se volete andare a darci un'occhiata. In più trovate il link al mio shop di Etsy se volete commissionarmi un disegno, oppure il link al mio canale Viola, Twitch, diciamolo Twitch, perché ormai l'ho ripetuto 30 volte, inutile che dico canale Viola. Io vi mando ovviamente un abbraccio fortissimo, vi auguro un buon fine settimana e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!